Ragazze, buongiorno. Occhi assonnatissimi. Stamattina mi sto truccando con il nuovo Astra Compact Foundation Balm. Devo dirvi che non mi dispiace affatto, anche se mi dà più l'idea di una cosa da borsetta o da giornate dove non volete troppo prodotto sul viso, comunque vi basta una cosina più soft, però devo dirvi che per quello che è, copre abbastanza bene e non vi sentite troppo fondotinta addosso, quindi vi dico che lo promuovo assolutamente, mi piace molto. E quindi per quelle mattine dove non ho voglia di truccarmi tanto, ci sta. Sicuramente sento l'esigenza di chiudere dopo con un po' di cipria. Utilizzo questa qua sempre di Astra che avevo già, la Natural Skin Powder. Stavo guardando, sarà sì, sono quasi della stessa linea. Questa è un po' più vecchia forse. Con questo pennellone qua mi dà l'idea di che chiuda un po', anche perché quella è molto cremosa, quindi questo tocco di cipria ci sta. Ci sta anche per opacizzare un pochettino, perché quella è molto più luminosa, ecco. E a me, piacendo un po' più opaco, vado a chiudere con un po' di cipria. E per chiudere proprio del tutto ci passo anche un pochino di questa qui di Kiko, che è una polvere appunto fissante, così sta tutto lì. Mi piace comunque, mi piace questo trio, devo dirvi la verità. Poi ne basta poco, ne basta veramente poco, quindi comunque la copertura c'è. Secondo me da averne due, uno in borsa perché è molto sottile, molto pratico, con la sua spugnetta, anche se io preferisco il pennello da fondotinta, però volendo, se siete in giro, vi salva un po' la situazione se ne avete bisogno, ecco. Stamattina faccio proprio un trucco salva mattinata. Ieri mi sono fatta un doccione, ragazze, di quelli proprio enormi, cioè mi sentivo proprio stravolta. Sarà che anche ieri mattina comunque sono stata fuori, poi ho fatto un pochettino di spesa, insomma tutte queste cose mi hanno arrivato a fine giornata. Poi sono riuscita al pomeriggio per andare in cartoleria. Adesso venerdì o lunedì dovrebbero arrivare gli ultimissimi libri e quindi tanti soldini, ragazze, davvero tanti. Con la prima media c'è proprio una differenza. Quindi, se il prossimo anno i vostri figli vanno alle medie, vi avviso, cioè, c'è un bel po' di differenza anche a livello di costi, specie per i libri, perché comunque fino alle elementari erano gratuiti e poi alle medie, bam! E quindi sono 300 e rotti, 350 giù di là di già solo dei libri. Poi non ho tanta voglia dei liner, vi dico la verità, quindi magari metto solo il mascara. Non ho proprio voglia di truccarmi tanto oggi, mi devo ancora vestire. Carità, sono neanche le 7, sono le 7 meno 10, quindi ho tutto il tempo. Ieri siamo usciti alle 8 meno un quarto, meno 20, e siamo comunque arrivati in straanticipo, quindi perfetto, davvero, davvero, davvero perfetto. Quindi niente, finisco di truccarmi, ragazze, ci vediamo dopo per questa nuova giornata insieme.
neanche stamattina ce l'abbiamo fatta. Ho lasciato anche la piccolina, perché l'ordine è questo: prima Federico, che non ha comunque margine d'orario perché entra alle 8, invece Alessandra dalle 8 alle 8:40, quindi ho un po' più di tempo, anche perché quest'anno, a differenza dell'anno scorso, bisogna accompagnarli su. Quindi, a differenza di prima, scusatemi, ok, a differenza di prima, cioè dell'anno scorso, che per il Covid eccetera bisognava aspettarli fuori, erano le collaboratrici che portavano, scusate, mi è volato il permesso per parcheggiare, perché qui è tutta zona blu e io ho permesso. A differenza di queste degli altri anni, per il Covid adesso si può rientrare e accompagnare i figli dentro, quindi devo entrare, cambiarle le ciabattine, quindi a differenza di prima, che potevo lasciare la macchina un po' più al volo e accompagnarla, cioè lasciarla alla collaboratrice, adesso devo entrare, quindi utilizzo di più il permesso per la zona blu. Comunque, niente, adesso vado a casa, mi faccio un po' di pulizie e quindi niente, ci aggiorniamo dopo. Anche colazione devo fare. Stamattina ho voglia degli zuppa latte, un bel caffè latte, non me lo leva nessuno, ho voglia di caffè stamattina, ho fatto una fatica a svegliarmi, non avete idea, cioè proprio è già la seconda mattina dove faccio veramente tanta fatica, non lo so a che ora devo andare a dormire. Alle 9. Ragazze, fa un freddo cane, quindi ora cambio il pigiama, che stamattina non faceva tutto sto freddo, sinceramente adesso ho i piedi congelati, quindi mi cambio. Ciao ragazzi, stiamo vedendo Peppa Pig. Guardate, vi ho fatto vedere un pezzo. Ragazzi, lo so che li amo e li voglio tanto, 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 tanto bene. Oggi piove. Salto temporale mostruoso, tipo, e spengo Sky, spengo TV, spengo tutto, che Ricky si è guardato qualcosa e poi vabbè, abbiamo principalmente chiacchierato, quindi così. E niente, mi devo ancora struccare, c'ho i capelli da pazza, non fateci caso, c'ho il cellulare sporco, quindi vedete gli aloni, perfetto. Nella mia semplicità. Volevo anche un attimino controllare il portamarenda di Fede, questo qua di Hogwarts, e io gli do sempre una, anche se gli metto cose confezionate, però gli do sempre una,
una disinfettata tutti i giorni. E utilizzo questo qua, specifico Frigo, che è senza risciacquo perché sgrassa e igienizza, non serve risciacquo e anche un buon profumo, quindi va bene per se va bene per il frigo, va bene anche per un portamerenda ovviamente. E tanto appunto ci metto tutte cose incartate, quindi ne metto una ciambellina che a lui piace tanto. E poi metto già il succo, perché tanto tutte le volte mi dice che tanto anche mettendolo al mattino, comunque quando è ora di intervallo, dopo ore, è comunque caldo, cioè non è che cambia, quindi gli metto questo qua che è il suo preferito, mela e banana. Ci metto anche la carta e poi gli metto, aiuto, il rotolo, un tovagliolino. Io lo metto nello zainetto, ha preso anche tutto, ma in questi giorni portano poco, vi dico la verità, però hanno già, sapete che avevo fatto vedere del materiale già comprato, ma niente, oggi hanno fatto un altro mega listone e mi sa che ne arriveranno altri, quindi la vedo lunga, ragazze, è tutta questa lista, è da portare entro mercoledì. Quindi vabbè, questo glielo lascio qua, adesso controllo anche quello di Alessandra. L'aveva già fatto Riccardo, mi sa, gli ha aggiunto lui la merenda e c'è anche la felpina e poi vabbè il cambio e l'altra felpina a cernierina che chiedono da tenere a scuola, è già a scuola. E basta, quindi zainettino di Mirabelle. È a posto così, qui ci sono i loro zainetti, i vestiti sono già su e basta. Ora volevo salire e sistemarmi le unghie, ragazze, domani tra l'altro giornatona, perché forse vengono i miei genitori a trovarmi, quindi sinceramente volevo fare un vlog. Tra l'altro, ragazze, mamma mia, è una situazione un po' così imbarazzante anche per me, perché in tantissime state confondendo la mia nonnina materna con la nonna che vedete nei video, quindi tutti le state allungando la vita praticamente. Comunque ve la farò vedere domani, mia nonna paterna è quella che vedete nei video e quella che è mancata è la mia nonna materna, quindi non è lei. Non è lei. Tanti di voi purtroppo non ascoltano bene i video, li guardano in maniera un po' superficiale, perché nel video appunto che si intitola Nonna buon viaggio nonna, dico chiaramente che la nonna che è mancata non è la nonna che avete visto nei video. E quindi vabbè, non importa, nonostante io lo abbia detto chiaramente, ho visto dei commenti dove insomma mi ha fatto anche un po' impressione leggere questi commenti, ragazzi. La situazione è veramente molto imbarazzante, però ci sta. Purtroppo io, non avendo filmato entrambe le mie nonne, mia nonna Bruna è quella che vedete nei video, mia nonna Teresa e la mia nonnina che non c'è più, e quindi oddio. Vabbè, comunque può capitare, normale, non vi preoccupate, ci mancherebbe, e spero di potervela far vedere domani. Non so se verranno a trovarmi, perché appunto bisogna vedere nonna se la sente, perché comunque deve fare anche lei degli esami, quindi insomma vediamo un attimino, vi aggiornerò nel vlog di domani, perché lo saprò realmente anch'io solo domani. Basta, adesso salgo, tanto poi è tutto pronto, domani devo fare delle mega pulizie, ragazze, quindi ve lo dico già. Nel prossimo vlog faremo un bel po' di cose, cioè devo lasciare i bambini, schizzare a casa, voglio fare una torta perché se vengono ho qualcosa anche da offrire, adesso vedo, volevo fare la cheesecake, spero di avere tutto, proviamo a fare la cheesecake e ne approfitto che fa ancora un po' caldino, faccio la cheesecake e poi devo riordinare, lì ci sono giochi, libri, cose scolastiche, un po' casino. Ragazze, unghiette fatte, le ho fatte così. Molto molto semplice, poi ero anche molto stanca, vi dico, sono molto stanca, quindi io vado a nanna, ragazze, domani giornatona.
ogni giorno. Madonna, non ce la faccio più. Vi voglio bene, ci vediamo domani. E speriamo che i miei riescano a venire. Ne ho bisogno di un pomeriggio con loro.